Ciao. buongiorno e benvenuti. Un nuovo appuntamento, una nuova giornata, una nuova settimana alla presenza del Sì. Signore. È stato meraviglioso questo weekend, abbiamo vissuto momenti di grande Ah, benedizione alla gloria a presenza Dio. di Dio ed è stato anche ancora più bello ascoltare e sentire quanto l'amore di Dio ci assiste, ci equipaggia per le nostre prossime avventure. Una settimana di tempo ancora a nostra disposizione, lunedì. Vuole dire proprio l'apertura di un nuovo tempo, un tempo che noi non smetteremo di dedicare alla presenza del Signore. Grazie a voi che siete collegati, grazie per come questa mattina siete collegati con noi, siete in tanti e i messaggi lo testimoniano. Bene, Pace a bene. te, Anche buongiorno io pure a te, ringrazio il Saori. Signore stamattina insieme a te, a Michele, Alleluia. perché il nostro Dio è buono con noi. Anche questo fine Amen. settimana è stato particolarmente buono con noi perché ha benedetto le nostre vite e sicuramente ha benedetto anche le vite di tutti voi che ci state seguendo nelle Alleluia. vostre comunità. Un buon tempo da passare anche in famiglia, perché anche quello fa parte di quello che Dio vuole da noi, no? Assolutamente sì. Spendere un buon tempo Oggi con le nostre parleremo famiglie. probabilmente un po' di volte, toccheremo l'argomento famiglie. Sì, Grande gloria a Dio. persone. Quindi vogliamo ringraziare subito il Signore stamattina. Sì, Bene. tocca a te. Gloria a Dio. Padre, noi ti ringraziamo anche stamattina per la tua Alleluia. presenza, per la tua benedizione. Noi ti ringraziamo perché Meraviglioso sappiamo Signore. che tu non manchi mai di avere dei pensieri per noi, Signore, che Grazie tu non Signore manchi mai Gesù. di assisterci, di Alleluia. amarci. È per noi veramente un grande onore sentirci al centro Alleluia. dei tuoi pensieri, Signore. Grazie ancora per questa giornata. Benedici tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, che stanno cercando te, Signore, in questo momento e che vogliono Oh, ricevere gloria da al te tuo una nome, parola. Signore. Signore, apri i Alleluia. nostri cuori, noi siamo pronti, Oh, Signore, a Gesù. ricevere da te, illumina le nostre menti, Signore, Amen. parla ai nostri cuori, noi ti riceviamo perché Signore, abbiamo grazie. fame di te, Signore, Alleluia. ogni Grazie, giorno ne abbiamo Signore. sempre più bisogno di te, Signore, che Amen. tu ci dai veramente delle indicazioni, una guida, Signore, affinché Alleluia. possiamo fare delle scelte giuste ogni giorno della Amen. nostra vita. E noi Amen. mettiamo questo momento davanti a te, Signore, che sia di grande edificazione per ognuno di Benedici, noi, nel Padre. nome di Gesù, che sei amato e benedetto in eterno. Amen. Amen, amen, Alleluia. alleluia. Gloria a Gloria al nome del Dio. Signore. Prima di passare Sì. alla parte importante del versetto, vorrei ringraziare tutti gli amici che ci scrivono, vorrei ricordarvi il nostro numero di telefono a cui potete mandare dei messaggi, solo messaggi scritti, e noi li leggiamo. Ringraziamo tutti gli amici che ci seguono dai social e dal sito, perché aprendo la messaggistica anche dei social e del sito, ci siamo resi conto Sì. che ci sono davvero tante richieste, tanti messaggi anche da parte diciamo, dei nostri amici un po' più social rispetto a chi ci segue dalla TV e può col cellulare magari mandare un messaggio molto più comodamente da casa. Bene, quindi il versetto di oggi è scritto in Giovanni, capitolo 11, verso 28. Sì. Il maestro è qui e ti chiama. Questa è soltanto la punta dell'iceberg di questa. Sì, in realtà il versetto Perché intero. il versetto intero dice così: detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Ovviamente qui Alleluia. parla di Marta, che aveva già incontrato Gesù. Sì. In Ma questa è compito circostanza, tuo no, raccontare credo il sia contesto. complementare. In questa circostanza vediamo un funerale. Esatto. Un funerale, quindi qualcosa di veramente Sì. molto triste che cade su. A tutti è capitato di vivere dei momenti di lutto e tutti abbiamo vissuto dei momenti in cui veramente cominciamo a farci i conti per dire se avessi fatto questo, se avessi fatto quello, se avessi Vero. portato il malato da quel medico, se fossi vissuto in un'altra città, in un altro posto, se avessi preso questo, se avessi preso quello. Ecco, queste donne dissero queste obiezioni proprio a Gesù, il quale era un amico del morto, parliamo di Lazzaro. Qualcuno, anche i meno avvezzi della Bibbia, sanno la storia di Lazzaro che è ancora ripieno di bende, attorniato di bende nella sua tomba. Al quarto giorno Gesù lo fa rinascere, lo risuscita, lo porta fuori dalla tomba. Ecco, questo miracolo ha nel mezzo tutta una serie di passaggi molto significativi e questo di cui parliamo oggi è proprio il passaggio in cui Maria va da Gesù e dice: se fosse stato qui Gesù, lui non sarebbe morto, tu l'avresti guarito.
E Gesù in quel momento, in una empatia particolare, perché dovete sapere che Maria, Marta e Lazzaro erano gli amici di Gesù. Gesù dormiva a casa loro quando si trovava a passare ogni dalle zone. Ogni volta che si trovava in quella città passava sì, a casa loro. Dormiva con loro, quindi pensate un po' che livello di intimità, confidenza, quanto era confidenziale il modo in cui parlavano tra loro. Si guardavano in faccia, si riconoscevano, magari perché no, nei momenti più sereni si scambiavano qualche risata, lavoravano insieme a qualcosa. Ecco, questo è quello che accadeva quando Gesù passava da quelle parti. Eppure improvvisamente il suo amico Lazzaro muore e lui lo viene a sapere dalle sue sorelle, ovviamente, e Maria ad un certo punto riceve da Gesù proprio la domanda: dov'è Marta? E lei corre di nascosto da Marta e dice: è Marta che va da Maria. Ecco, sì, ecco, al contrario, insomma. Una sorella va dall'altra sorella e dice: il maestro ti sta chiamando, ti chiama, lui ha deciso, ha chiesto di te. E questa è una grande simbologia, si apre ad una meravigliosa simbologia, come abbiamo potuto appunto dire. Innanzitutto, Michele, vediamo tra le due sorelle, come possiamo dire, la sintonia che c'è, l'intimità che c'è, no? Una sorella va a chiamare l'altra, non si accontenta di stare soltanto lei ai piedi di Gesù, anche perché Gesù era ancora all'ingresso del villaggio. Amen. E vediamo che Maria, se voi leggete tutta la storia, mi invito sempre a farlo, Giovanni capitolo 11, vediamo che Maria praticamente va incontro a Gesù quando ancora era fuori, era ancora all'ingresso del villaggio, quindi ancora un po' distante da casa. E poi lei che fa? Quando riceve la parola rassicurante di Gesù, che gli dice: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio, lei che fa? Corre da sua sorella e dice: il maestro ti chiama. È bello perché lei empatizza con il dolore di sua sorella, non sta provando lo stesso dolore, ma non pensa solo a se stessa. Sai, Michele, a volte quando noi soffriamo siamo concentrati sul nostro dolore, dimenticandoci, certo, che c'è anche qualcuno accanto a noi che sta soffrendo allo stesso modo. Certo. Quindi è bello vedere la sensibilità di Maria, di Marta, che va a chiamare Maria e dice: vedi che il maestro ti sta chiamando. La cosa che mi colpisce in questo passo, anche se leggete voi, che più avanti, quando anche Maria raggiunge il maestro e gli fa la stessa domanda: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, c'è un particolare: Gesù fremette dentro di sé. È un particolare che mi ha sempre colpito ogni volta che leggo questo passo, e pensavo: Michele, quante volte il Signore ci vede piangere come se non avessimo soluzione, sapendo che Cristo è la nostra soluzione, sapendo che Cristo è la vita, sapendo che Cristo è tutto per noi, e noi piangiamo perché sono lacrime, quelle di Marta e Maria, di disperazione, di donne che come se non avessero mai conosciuto Gesù. Eppure Gesù, abbiamo detto prima, che andava a casa loro continuamente, chissà quanti miracoli hanno assistito, amen, chissà, vero, quante parole hanno ricevuto. Certo. Eppure Gesù vede una Marta e una Maria che piangono disperate come non ci fosse soluzione. Ecco perché Gesù fremette nello spirito. Vuoi dire, amico, amica che ci stai seguendo, che tu hai visto nella tua vita veramente Gesù all'opera tante volte, e ora ti trovi in una situazione dove tu piangi e stai accusando il Signore quasi come non ci fosse soluzione, stai facendo fremere Cristo nello spirito, perché anche se Cristo ovviamente non è più nel corpo di un uomo, ma noi vogliamo comunque pensare questo, che il Signore freme ogni volta che vede un figlio che piange disperato. Quindi se anche tu hai visto tante volte i miracoli che Dio ha fatto nella tua vita, non dubitare ora, perché Cristo quante volte è venuto a casa tua, proprio come Marta e Maria, quante volte è seduto a tavola con te, quante volte hai risolto i problemi, quante volte tu hai potuto ascoltare da Lui la gloria di Dio. Queste donne vivevano con Gesù eppure si trovano in questa situazione, e noi tante volte facciamo la stessa cosa, la stessissima cosa, Michele. Quindi non vogliamo trattare Gesù come uno che ha perso la potenza all'improvviso. Abbiamo sempre riconosciuto Cristo come il Salvatore, abbiamo sempre riconosciuto Cristo come colui che ci viene incontro, poi all'improvviso basta una prova un po' più dura che la nostra fede incomincia a vacillare. Invece vogliamo dire: Signore, aiutami, fa che veramente io non possa deluderti, dimostrandoti tanta incredulità e tanta poca fiducia in te. Sì, dobbiamo valutare sempre che Cristo detiene la potenza, è l'Onnipotente, anche se noi non lo crediamo. Sì. Mi piace sempre ricordare l'espressione di quegli amici di Daniele, i quali dicevano: noi non ci inchineremo
davanti alla tua statua, al re Nebuchadnezzar, e dissero: perché noi apparteniamo al nostro Dio, e se noi non ci inchiniamo, e anche se Dio non ci libera, noi comunque continueremo a non abbassarci a questo compromesso. Questo per dire che Dio è di una potenza, di una onnipotenza oggettiva. Tu ci credi o no, il Signore opera in un modo straordinario. Tu ci credi o no, in questo momento Dio detiene ancora la capacità di benedirti, di guarirti, di fare grandi cose nella tua casa, ma aspetta chiaramente per operare nel tuo cuore che tu gli apri il cuore. Alleluia, che tu gli apra il cuore, che lo faccia entrare nella tua vita e che gli concedi ogni area della tua vita. Ma se tu non lo fai, Dio ha comunque il potere di farlo, ma aspetta il tuo volere. Sta cercando e sta volendo una relazione consensuale, si potrebbe dire. Aspetta che tu, dall'altra parte, gli accogli questo amore e gli fai lo stesso discorso d'amore, in uno scambio amorevole di sentimenti. Il Signore ti ama, ti benedice. Devi sapere che Dio non vede l'ora di benedire la tua vita. Ha tante benedizioni tra le mani, non riesce più a trattenerle, vuole riversarle sulla tua vita, ma sta aspettando che tu glielo conceda. Una delle cose che mi ha fatto pensare questo passo è proprio alle relazioni familiari. Le relazioni familiari sono qualcosa di veramente molto importante, che non possiamo affatto sottovalutare. Quante volte ci troviamo di fronte ad un impedimento della benedizione di Dio perché non perdoniamo, non siamo stati capaci di perdonare, o siamo stati, i carnefici di una situazione, e forse la coscienza ce lo dice, lo Spirito Santo ci parla e dice: tu hai sbagliato, e non abbiamo il coraggio di prendere il telefono, di prendere l'iniziativa, di andare dall'altra persona, dal nostro familiare, e dire: scusami, perdonami, ho sbagliato. Anche chi ha subito un torto deve avere la capacità di dire, di perdonare quando gli viene rivolto appunto una richiesta di perdono. Ora c'è qualcosa di molto importante da imparare da questo grande insegnamento di oggi. Se hai ricevuto nel tuo cuore qualcosa di forte che proviene dallo Spirito Santo, dall'incontro con Gesù, non devi trattenerlo per te, devi correre immediatamente dai tuoi familiari, dalle persone che ti sono intorno, e predicare loro e dire: il Maestro è qui e ti chiama. Questo è un ruolo importante che ha avuto questa donna per la sua sorella, che hanno avuto i discepoli per il mondo intero, che hanno avuto le donne, la sorella e il fratello, questa coppia di marito e moglie che mi ha parlato di Gesù. Questo ruolo lo ha avuto io probabilmente molte volte quando sono andato dai miei familiari, dai miei genitori, e ho evangelizzato loro. L'ho avuto la sorella Marianna ogni volta che ha predicato a qualche sua amica o amico. C'è necessità che oggi corriamo verso coloro che non conoscono ancora Gesù e gridiamo loro: il Maestro è qui, alleluia, e ti chiama. Alleluia. Un versetto proprio di quando Gesù manda i 70, dice: andate loro e dite che il regno di Dio si è avvicinato a loro. Il regno di Dio si è avvicinato a loro. Quando tu, che hai all'interno lo Spirito Santo e Dio in te, alberga in te, vai in un contesto, il regno di Dio si avvicina ai peccatori, e in te c'è lo Spirito di Dio che può fare grandi cose nella vita di chi ti circonda. Obbediamo con grande consapevolezza e corriamo ad evangelizzare. Il Maestro è qui e ti chiama. Alleluia. Alleluia. È interessante il riflettore che accende sulle nostre azioni, Michele, perché tante volte noi ci focalizziamo su quello che il Signore deve fare, anzi a volte è perentorio, quasi il nostro ordine: Signore devi fare, Signore devi intervenire, Signore devi. Sì. Sembra quasi perentorio, no? È l'ordine che noi diamo a Dio, che assolutamente non è una preghiera
giusta da fare, però il Signore ci comprende, perché a volte è dettata dal forte dolore, dal forte Alleluia. Problema che stiamo attraversando. Bello. Però è bello sottolineare, evidenziare, come appunto stavi dicendo tu, quello che dobbiamo fare noi, quello che tocca a noi. Maria ha annunciato che il Cristo gli voleva parlare, no? Che Gesù gli voleva parlare. Quindi, come ben detto prima tu, Michele, il Signore forse sta sollecitando qualcuno, anche Alleluia. Se ti trovi nel dolore, ad andare a chiamare altri che si trovano nel dolore, perché forse loro da te accettano quella chiamata. Probabilmente se ci va uno che sa bene che non sta passando il medesimo dolore, non avrebbe lo stesso efficace, lo stesso effetto che avresti tu, che stai passando la stessa prova. Certo. È capitato, no, che ci sono delle persone che stanno soffrendo, che stanno veramente male, arriva un altro che soffre allo stesso modo perché sta passando, certo. E l'altra persona è più disposta ad ascoltare. Quindi che ne sai che tu ti trovi in questa situazione perché il Signore vuole mandare Amen. Proprio te un operaio specializzato, possiamo Amen. Dire. Amen. Ci sono le aziende che cercano operai specializzati, e il Signore tante volte fa così, cerca degli operai specializzati che loro solo Alleluia. Hanno attraversato quella difficoltà. Poi per esempio le azioni che hanno fatto anche chi era fuori a quella tomba, Cristo ha dato la vita, è l'unico che può darla, ma ha ordinato agli altri di sciogliere le bende. Quindi tu che ne sai se il Signore vuole che tu sciolga Alleluia. Un fratello che sì, ha ricevuto Cristo, ha ricevuto la salvezza, è nato di nuovo, ma ha bisogno di essere slegato. Quindi ha bisogno che tu lo aiuti a comprendere che cos'è che lo mantiene ancora legato, che cos'è che lo attanaglia ancora. Quindi il Signore stamattina sta proprio Alleluia. Chiamando degli operai specializzati. Quindi se anche tu pensi di non avere una grande chiamata, forse ti stai sbagliando. Semplicemente è una chiamata di uno che lavora dietro le quinte. Non sappiamo chi sono gli uomini che hanno sciolto Lazzaro, i nomi non ci vengono nemmeno scritti nella Bibbia, però intanto ci sono stati degli uomini che hanno sciolto Lazzaro. Amen. E quindi è un qualcosa di veramente straordinario pensare di servire te. Poi c'è un altro fatto, Michele, che tutto quello che noi facciamo di nascosto, che gli altri non vedono, gloria a Dio per i servizi che si vedono, perché anche il nostro si vede, e quindi il Signore benedice anche noi. Però ci sono delle cose che noi facciamo che sembra quasi che non ricevono ricompensa, nemmeno da Dio. Per esempio mi viene in mente la storia di Ester Mardocheo, il quale, non so se conoscete questa storia, è la storia di una donna che praticamente, essendo parte del popolo di giudei, lei poi diventò la moglie del re, però questo zio che stava sempre fuori alla porta del re scoprì che ci furono due eunuchi che volevano attentare alla vita del re. Lui denunciò e sembrava che al momento nessuno se ne accorgesse. Addirittura quest'uomo ha rischiato di morire, perché poi nel mentre un uomo potente che stava alla corte lo prese d'occhio e lo voleva uccidere perché non lo sopportava. Anche questo devi considerare, che gli uomini di Dio che hanno un'unzione particolare addosso, che hanno una chiamata, danno tante volte fastidio, quindi non ti meravigliare. Ora, questa storia continua e voglio arrivare al punto che quest'uomo poteva pensare che quello che aveva fatto, ovvero salvare la vita del re, fosse stato dimenticato da tutti, dal re anche. Anzi, forse sì, io nemmeno lo sapevo. Ma una notte, c'è scritto nella Bibbia, in Secondo Cronache, se non ero, poi magari ve lo scrivo nei commenti dove, il re rimase sveglio tutta la notte, non potendo dormire, chiamò un servente e gli chiese di leggere il libro delle cronache. E questo, leggendo un racconto, guarda caso, che poi caso non è, che esce fuori proprio la storia di Mardocheo che gli salva la vita. E lui incomincia a fare, abbiamo onorato quest'uomo? Quindi lo chiamarono e lo onorarono grandemente. Allora, perché vi ho raccontato tutta questa storia? Perché anche se al momento stai facendo qualcosa per il Signore e sembra che nessuno se ne accorga, e sembra che addirittura Dio se ne sia dimenticato, non è così, perché ci sarà una notte che il Signore manterrà sveglio il re e ti darà la ricompensa. Il Signore non lascia mai nessun figlio senza ricevere una ricompensa, che non è fatta di beni, ma è fatta proprio di benedizioni, perché il Signore non si dimentica di te. Quindi se sei particolarmente scoraggiato e stai pensando che tu, cercando di fare la volontà di Dio, di servire Dio, ma addirittura c'è chi ti viene contro, abbi fede, perché il Signore al momento opportuno ti onorerà con grandi benedizioni. Alleluia, gloria al nome del Signore. Scusami se ho preso il tempo per raccontare questa assolutamente, breve anzi, storia. Siamo alla grande nel tempo disponibile per il nostro spazio diretta. Molto velocemente però adesso vorrei darvi gli appuntamenti di oggi, che sono pochi ma molto molto significativi. Perché oggi è il secondo lunedì del mese di novembre, ed è il giorno in cui
le donne di Parole di Vita pregano insieme, compatte, come se fosse un esercito unito alla presenza del Signore. Donne. Quindi c'è un appuntamento importante. Non oggi. Mancate, ma anche fratelli. Alleluia, amen. Chiaramente, sì, tutti quanti. Infatti gli appuntamenti sono molteplici. Alle ore 10:30 e alle ore 19:30 c'è il consueto appuntamento, lo spazio dedicato alla voce del pastore con il pastore Cataldo Petrone. Alle ore 12 vi aspetto personalmente nello spazio Review, nello studio di Review che è già pronto, è già allestito. E avremo un ospite collegato in diretta dalla Spagna, da Madrid, parlo del pastore Federico Tranfa, col quale parleremo della guarigione e della liberazione che sono detenute all'interno del concetto di perdono. Il perdono è una arma potente per muovere la mano di Dio, ma soprattutto per liberare il cuore incatenato di quanti serbano un rancore. Ma lo vedremo insieme col pastore Federico. Quindi il perdono Federico libera Tranfa. Chi perdona, non il perdonato. Proprio così, proprio così. Il perdono libera chi perdona, quindi c'è qualcosa di veramente molto potente che vedremo insieme alla luce della parola di Dio. Il pastore Federico lo conosciamo già perché partecipa ai culti collegato con il pastore Cataldo, quindi sappiamo già la sua storia, abbiamo anche a Review già raccontato la sua storia. Invece alle ore 14 inizia il nostro spazio preghiera. Il nostro spazio preghiera delle donne, che questo giorno e questo lunedì sarà uno spazio molto intenso perché abbiamo una ricca partecipazione di donne. Ho visto già il planning che probabilmente non basterà dalle 14 alle 16, che è lo spazio in cui appunto faremo la preghiera, ma siamo felici, non vediamo l'ora di collegarci con lo spazio Donne di Fede. Quindi vi aspetto alle 14 per pregare tutte insieme, anche voi che state da casa, vi unite a noi, sicuramente il Signore risponderà alle nostre preghiere, anche perché mamme, alleluia, oggi sono arrivate un sacco di richieste, di preghiere di ragazzi che si sono allontanati da casa, quindi veramente tante, almeno ne abbiamo letto 4-5, vero? Sì. E anche nei giorni passati altre, quindi vuol dire che questo è un problema che sta attanagliando molti. Vogliamo pregare proprio, oltre che per il risveglio, perché noi stiamo pregando per il risveglio personale e nazionale, vogliamo anche pregare, alleluia, per i nostri figli, li mettiamo davanti al Signore. Essendo mamme, vogliamo essere le mamme che intercedono con fede. Fervore, amen. Gloria a Dio, alleluia. D'accordo, preghiamo in questo tempo. Adesso passiamo subito al nostro spazio preghiera e cominciamo già da questo tempo a pregare per i figli che si sono allontanati, come appunto ci chiedono i nostri amici. C'è qualche richiesta, più di una, che riguarda appunto i problemi comunitari. Io vorrei non passare sopra questa richiesta perché credo che la Chiesa è un valore, è qualcosa che ha istituito Gesù Cristo ed è qualcosa a cui noi dobbiamo tenere molto molto caramente. Dobbiamo avere una passione per la Chiesa, per la comunità, per il gruppo di fedeli nel quale il Signore ci ha messo, e molte volte è difficile conciliare i tanti caratteri, le tante vedute diverse. Un solo modo c'è per conciliare le vedute ed è l'olio dello Spirito Santo. Quando scende lo Spirito Santo in una congregazione, in una comunità, essa diventa chiesa, possiamo dire, perché riceve la benedizione di Dio e si allineano tutti i cuori, perché tutti sono rivolti verso la priorità assoluta che è la volontà di Dio, la gloria all'Iddio Onnipotente. Quindi vorrei proprio pregare per questo. Quando insieme andiamo in preghiera e tu ti sentirai probabilmente vittima di qualche situazione, anche che non ti appartiene in prima persona, ma vuoi approfittare per mettere questo problema davanti al Signore, problema comunitario, facciamolo pure insieme in questo spazio che avremo proprio in questo momento. Grazie Padre. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Signore, ti ringraziamo in questo momento perché abbiamo questo grande privilegio di venire a te, tu che sei l'Onnipotente, il Re, l'Iddio tre volte Santo, alleluia, colui che ci ama di un amore straordinario. Oh Signore, tu sei colui che da noi si aspetta un amore corrispondente. Non vedi l'ora, Signore, di guardare nei nostri occhi innamorati di te?
Oh, delle espressioni di lode, di gloria, di gioia verso il tuo trono. Padre, noi ti amiamo, grazie, ti Padre. Benediciamo, oh, ti sì, innalziamo, Signore. Sei meraviglioso, sei glorioso. Oh Padre, noi ti abbracciamo, ti amiamo, speriamo tanto, Padre, di vivere al centro della tua volontà. Oggi lo vogliamo fare soltanto alleluia, per quello che tu ci stai concedendo alla tua presenza, ovvero, Signore, la benedizione che proviene dalla croce, che salva le nostre vite, che lava i nostri peccati, ci fa vedere, Signore, ai tuoi occhi come anime candide, pulite. Così, Signore, tu ci guardi attraverso gli occhi del tuo figliolo Gesù. Padre, no, veniamo Dio, a te in questo momento per portarti due richieste molto molto importanti. Una che riguarda, Padre, le famiglie terrene, sì, le quali hanno probabilmente i figli che sono su una strada sbagliata. Signore, in questo momento ti mettiamo tutti questi figli, ognuno di noi, genitori, nonni, zii, ci stiamo preoccupando perché i nostri ragazzi forse non hanno ancora realizzato la tua presenza, oppure l'hanno realizzata e si sono allontanati, o in alcuni casi qualcuno di loro è proprio scappato di casa, in qualche posto sarà in questo momento. Signore, noi ti chiediamo nel nome di Gesù, non è la prima volta che tu hai toccato il cuore di un uomo, di una ragazza, di un ragazzo, nel posto dove si trovava mentre i genitori pregavano. Noi ti stiamo pregando, Padre, nel nome di Gesù, raggiungi questi cuori, Signore, ammorbidiscili, Signore, toccali, tocca il cuore, tocca quelle corde più profonde del loro cuore affinché possano prendere il telefono e farsi vivi, possano farsi di nuovo vedere in chiesa, oppure aprire argomenti che riguardano il tuo trono, che riguardano te, il tuo regno. Signore, sappiamo quanto tu puoi fare di grande nelle loro vite. Oh Signore, attirali a te, ti chiediamo, Padre. Molte volte sono proprio le difficoltà religiose, lo spirito religioso che allontana i nostri figli, ma noi vogliamo, Padre, con tutto il cuore, che essi realizzino in questo momento, nel nome di Gesù, la vera presenza tua dentro di loro, perché questo è quello che fa la differenza, Padre. Noi vogliamo tanto, Signore, che loro si possano di nuovo mettere alla tua presenza, possano far parte del nostro gruppo, della tua chiesa, al centro, Signore, dei gruppi, ma vogliamo, Signore, non soltanto un involucro che è spostato da un luogo ad un altro, ma vogliamo un cuore rigenerato dentro ai nostri figli, i quali vivono un sentimento forte per te, sì, i quali possano vivere, Signore, quella dunamis, quel miracolo grande del battesimo dello Spirito Santo, che li prende e li fa esplodere di gioia, e tu, Signore, sei pronto ad investirli di un incarico importante, ad investirli di un ministero speciale. Oh Signore, tu non vedi l'ora di riversare sulla loro vita, Signore, un grande beneficio, una grande benedizione. E noi genitori, zii e nonni, in questo momento vogliamo farti una preghiera particolare. Se il nostro modo religioso di parlare di te può allontanarli, oh Signore, aiutaci, noi ci mettiamo in discussione, aiutaci, Padre, vogliamo metterci nella giusta attitudine per essere tuoi collaboratori in quest'opera di salvezza dei nostri figli. Non vogliamo ostacolare quello che tu stai facendo, vogliamo, Signore, guardarli sempre con i tuoi occhi e non con gli occhi preoccupati di qualcuno che non si fida più di loro. Oh Padre, aiutaci a vivere questo grande miracolo. Padre, nel nome di Gesù ancora ti chiediamo, anche ancora per le famiglie, ma non carnali ma spirituali. Padre, in questo momento, in chiusura, ti mettiamo davanti a te le comunità, la nostra Italia, le comunità italiane all'estero, tanti ci stanno seguendo dall'estero. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento ti chiediamo di far scendere il tuo Spirito Santo, alleluia, le tue comunità, la tua chiesa sia ripiena dello Spirito Santo, Signore, quelle lampade siano ripiene di olio, Padre, perché lo sposo è alle porte e la sposa deve prepararsi. Oh Signore, facci vivere, Signore, le priorità che provengono dal tuo trono e non quelle che ci siamo realizzati con i nostri ragionamenti. Facci vivere, Signore, le priorità che vengono da te. Oh Signore, vogliamo fare la tua volontà e non la volontà di un uomo. Vogliamo fare la tua volontà e non la volontà nostra, che ci danneggia e ci distrugge soltanto. Vogliamo fare la tua volontà e non quella di un gruppo che si schiera contro un altro gruppo. Signore, vogliamo fare la tua volontà. Aiutaci a
mettere la tua parola al centro dei nostri discorsi, dei nostri pensieri, delle nostre scelte. Questo te lo diciamo e te lo chiediamo con un cuore triste e contrito alla tua presenza, e lo facciamo soltanto nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Alleluia. Gloria a Dio. Meraviglioso sei, Signore. Gloria a Dio. Meraviglioso Gesù. Alleluia. Grazie, Padre. Signore. Alleluia. Noi siamo sicuri che questa preghiera è arrivata al trono di Dio. Siamo sicuri che il Signore ha ascoltato. Quindi alleluia. Ora non dubitare. Gloria al tuo nome. Continua a rimanere connesso con il cielo. E ringrazia il Signore, continua a lodare nel tuo cuore, non permettere che il nemico possa turbarti con delle notizie, con dei pensieri. Noi vi salutiamo, Michele, la presenza del Signore si è sentita, veramente è stato un bellissimo momento. Vi ricordiamo che la replica di questa puntata la potrete trovare subito dopo review. Subito dopo il review, e noi ci vediamo domani mattina alle 9:30. Dio vi benedica. Shalom, pace.